Ciao ragazzi, è arrivata anche l'ultima settimana di luglio e quindi cosa c'è di meglio che godersi una bella selezione di film a tema estate. Poi ci saranno delle novità per quanto riguarda il nostro programma, ma semmai ne parliamo alla fine. E intanto, mentre voi mettete il vostro Panama e vi mettete comodi con un bel drink a fianco, noi mandiamo la sigla. E con il primo film andiamo nell'estate del 1975, qui esce una delle pellicole più importanti della storia del cinema. La pellicola è diretta da Steven Spielberg, che al tempo aveva giusto 28 anni, ed è un vero spartiacque nella storia del cinema. Manifesto della cosiddetta New Hollywood, poi semmai vi cercate o discutiamo di quello che è stata la New Hollywood, di quello che era la New Hollywood, e il film in questione è Lo Squalo. Lo Squalo è un film che ha dei richiami abbastanza classici, voglio dire, ci si scorge un sottotesto di Moby Dick, ma soprattutto è un film che secondo me è assolutamente con una regia ispiratissima, una colonna sonora perfetta. John Williams non a caso ci vince l'Oscar per questa colonna sonora, ma soprattutto secondo me è un grande segno di quanto quella generazione di registi sapesse fare dei veri e propri capolavori anche con delle tecniche e delle tecnologie che non erano ancora quelle che avrebbero reso il loro lavoro un po' più facile da lì a qualche anno. Infatti pensate che erano stati fatti 3 modelli di squalo per girare e praticamente funzionavano una volta sì e 100 no, non solo allungando i tempi di riprese ma soprattutto obbligando Spielberg a lavorare continuamente sulla sceneggiatura e sullo screenplay per poter diciamo evitare le scene con gli squali che altrimenti non si sarebbero potute realizzare in quanto il mare corrodeva i meccanismi di queste macchine. Complimenti ai tecnici, ma davvero assolutamente un capolavoro, recuperatelo. E se invece siete tipida, estate culturale, semmai in giro per l'Europa, vi consiglio di dare uno sguardo a Vicky Cristina Barcellona, un film del 2008 per la regia di Woody Allen. Un film assolutamente sui generis anche nella produzione di Allen, dopo 4 film fuori dagli Stati Uniti ma comunque in contesti abbastanza riconoscibili, abbastanza urbani come quelli inglesi. È un film che è assolutamente immerso nella natura, nell'assolata Spagna, e con una scrittura davvero impeccabile, dei personaggi perfettamente indovinati per il cast a sua disposizione, che annovera nomi come Javier Bardem, Scarlett Johansson e soprattutto una Penelope Cruz fantastica, che non a caso vince l'Oscar per la migliore attrice non protagonista. Il film è un film molto diciamo introspettivo, ma assolutamente non noioso come tutti quelli di Allen, che si interroga su temi della vita, sui rapporti umani, sul senso della morale e della giustizia e soprattutto, ovviamente, utilizzando come perno quello della sensualità e del sesso. Il film è davvero stupendo, un film tra i più belli probabilmente di Allen, sicuramente uno dei più belli di quella decade in assoluto, assolutamente da vedere. E con il terzo film ci spostiamo di nuovo in America, le tranquille rive del lago del Crystal Lake e del suo camping. Adesso di tranquillo non c'è niente in Venerdì 13 del 1980, perché praticamente fin dall'inizio una serie di adolescenti del camping vengono massacrati nei modi più disparati in quello che insieme ad Halloween di 2 anni prima è uno dei film che codificano il sottogenere slasher. Ora, il film da un punto di vista registico e strutturale non aggiunge molto all'Halloween, anzi forse è un gradino più sotto, ma ha un'intuizione geniale, quella di trasformarsi in una sorta di critica sociale nei confronti della medio borghesia americana, inaugurando quella che sarebbe stata una sorta di regola non regola dei film americani del genere, in cui praticamente se stai avendo un rapporto sessuale e non sei sposato e sei un ragazzo, probabilmente morirai a breve. Questa trovata sarà riutilizzata in tantissimi altri film. Va detto che il genere slasher è sì uno dei più importanti del cinema americano, ma è stato inventato da Mario Bava con Reazione a Catena, un film di qualche anno prima, e che Venerdì 13, soprattutto il remake del 2003, omaggia assolutamente in maniera abbastanza palese attraverso un'uccisione che è esattamente la stessa di quella di quel capolavoro che è il film di Mario Bava, che vi consiglio di recuperare. Un altro elemento molto interessante del film del 1980, ma ve la lascio così perché ve lo dovete vedere, è scoprire chi è l'assassino. No, non lo sapete chi è l'assassino.
Per quelli invece di voi che preferiscono vivere la città d'estate, consiglierei Quando la moglie è in vacanza, commedia del 1955 per la regia di Billy Wilder. Tratto da una pièce teatrale, la struttura teatrale si vede tutta nel film, il film ha come protagonista una Marilyn Monroe davvero stupenda, capace di un'interpretazione davvero molto molto convincente, decisamente sopra i suoi standard, anche perché è un personaggio che è davvero molto molto simile a quello che è il personaggio Marilyn Monroe anche nella vita reale. Una ragazza abbastanza ingenua, assolutamente bellissima, seduce anche involontariamente e diventa l'oggetto del desiderio di un quarantenne della classe media americana che è rimasto appunto in città ad agosto con la moglie e il figlio mandati in vacanza. E la pellicola gioca tutta quanta sul dualismo fra quello che Sherman, il protagonista, vorrebbe fare con la ragazza e quello che la sua morale, la sua rettitudine gli impediscono di fare. Il film è spassosissimo, divertentissimo e va visto non solo per quanto è divertente ma per quanto è bella Marilyn Monroe. Tra l'altro è questo il film del vento che passa sotto la grata della metropolitana alzando l'immacolata e bianca gonna di Marilyn Monroe. Assolutamente una delle scene più famose della storia del cinema. Tra l'altro è interessante sapere che sul set durante quelle riprese c'era Joe DiMaggio, allora marito di Marilyn Monroe, che era incazzato nero con tutti quelli che la guardavano. E con il quinto film ce ne stiamo un po' in Italia, in particolare a Forte dei Marmi. Nel 1983 esce Sapore di mare. Il film è un film di Carlo Vanzina, ambientato negli anni 60, con una colonna sonora dei migliori pezzi degli anni 60, quindi dei pezzi davvero stupendi, una regia che era decisamente valida, quella di Carlo Vanzina, un cast di attori importantissimi, soprattutto per il tempo, ma soprattutto la capacità di fotografare non solo una generazione di ragazzi, quelli del boom economico degli anni 60, quindi ancora lontani dalla contestazione degli anni 70, ma un'Italia che probabilmente già negli anni 80 era al crepuscolo e che oggi probabilmente non esiste più. Basti pensare al fatto che erano persone che stavano in vacanza un mese, due mesi, insomma, mentre adesso chi è fortunato si ritaglia 15 giorni. Davvero un film bellissimo sull'amore, sulla freschezza appunto dei ragazzi e degli adolescenti, con la capacità di trasformarsi, nonostante, ripeto, sia un film degli anni 80, ambientato negli anni 60, in un film assolutamente generazionale e assolutamente per un punto di riferimento cinematografico per una quantità di pellicole di là da venire, compreso anche un sequel dell'anno dopo. Ma non consigliato, straconsigliato, e vi sembrerà di essere un po' a casa perché, ripeto, quelle situazioni e anche quelle musiche, quelle immagini sono veramente parte del nostro bagaglio culturale. E con questo siamo arrivati alla fine. Piccola particolarità, come al solito, 5 altri film con questa tematica ve li propongo io domani sui miei social, Tuco17 su Instagram, Cinetuco su Facebook. Mettete mi piace anche alle pagine social degli Scusateci per essere sempre aggiornati. Allora, settimana prossima e per tutto agosto noi non ci vediamo con dei video, ma seguitemi comunque attraverso i social perché vi consiglierò 2 film a settimana, sempre con questo tema estivo, così ci facciamo una scorpacciata di cocomeri e birre e ballate e film horror. Ragazzi, già mi mancate, mi raccomando, a settembre tornate, non facciamo che non ci sentiamo più.